Sono Marco Ferrini, mi occupo da 40 anni di psicologia e spiritualità dell'India e sulla base di queste conoscenze ed esperienze ho fondato il centro studi Bhaktivedanta 20 anni fa. Vi presento un cofanetto che racchiude la sintesi, la selezione di lavori attraverso i quali voi potete riappropriarvi con facilità di tecniche, metodi, conoscenze e strumenti per realizzare i sogni più belli, le aspirazioni più intime, sia sul piano personale che interpersonale, qui e ora. Una conoscenza antica per una saggezza moderna. Le relazioni sono il nostro più grande patrimonio. Viviamo di relazioni. La nostra gioia, il nostro entusiasmo, la nostra ispirazione scaturisce dalle nostre relazioni. Non c'è tesoro più grande delle relazioni. Nella relazione ci sta la gioia di vivere. Ma che fare quando le relazioni sono sorgente, fonte di sofferenza, di malessere? Lo scoprirete in questo ascolto, ascoltando. Apprenderete come si può uscire da un impaccio e sperimentare, è proprio un'esperienza che farete, sperimenterete che dietro a ogni difficoltà, a ogni crisi, si nasconde una grande opportunità, ma si deve imparare a gestire le proprie emozioni, a gestire le proprie tendenze e diventare volontariamente, consapevolmente, la migliore espressione di noi stessi. Sempre. La crisi, questa enigmatica sconosciuta, un arcano della vita umana. Tutti vorrebbero vivere senza le crisi. Sentiamo dire alle persone, non chiamarlo tizio, è in crisi. Siamo sicuri che stiano utilizzando appropriatamente questo termine, come tante volte sentiamo? Non sappiano esattamente di che cosa si tratta. Rivediamo un po' alla luce della spiritualità e della psicologia dell'India che cosa significa in realtà crisi. La crisi è una componente necessaria nella vita umana. Le persone conoscono se stesse, vengono a conoscere chi sono proprio nei momenti di crisi. La crisi ci mette di fronte a un bivio, ci mette di fronte a una scelta. E per fare questa scelta occorre conoscersi profondamente. Questo è ciò che vorrei offrirvi, la ricerca profonda di voi stessi, un viaggio al centro di voi stessi. Benvenga la crisi nella nostra vita, purché la si sappia affrontare. Non è ciò che accade che veramente ha importanza per lo sviluppo della nostra vita, ma è come noi rispondiamo a questi episodi che inizialmente appaiono
come paurosi, come dolorosi, come scomodi. Ahimè, mi hanno insultato, ho perduto, sono stato abbandonato. Solo attraverso un lavoro profondo e molto piacevole, illuminante direi, si può comprendere che non è stato poi così male esser passati per una crisi. Tutti desideriamo star bene. È un comune desiderio. Per ottenere il risultato in maniera stabile e duratura, occorre imparare a sganciarsi da ciò che ci fa star male. Che cos'è che ci fa star male? È una grande, invisibile forza che si chiama dipendenza. Dobbiamo vincere le nostre dipendenze e riconquistare la libertà, perché non c'è benessere, non c'è gioia, non c'è felicità senza la libertà. In questo terzo ascolto possiamo imparare ad abitare la felicità. Vi offro l'opportunità di portare armonia tra le emozioni, i pensieri e i sentimenti. Scoprirete piacevolmente, come in un gioco, scoprirete che per agire con efficacia nel mondo, per liberarsi delle pesantezze che oscurano la nostra mente, per cui non possiamo partorire pensieri brillanti e non possiamo avere un'attitudine gioiosa perché dipendiamo ancora dalle emozioni nostre e altrui, portare armonia tra emozioni, pensieri e sentimenti è possibile. Ne farete esperienza in questo terzo ascolto. Dunque, buon ascolto.